Bentrovati ad una nuova puntata. Apriamo parlando di sport ed equitazione perché si è rinnovato l'appuntamento con i FISE Umbria Awards, durante i quali sono stati premiati dalla federazione i campioni umbri. Per noi Nicola Torrini. Oltre 500 persone hanno partecipato ai FISE Umbria Awards 2023 che si sono tenuti al Centro Congressi Quattro Torri di Perugia, una vera e propria festa dell'equitazione regionale durante la quale, come di consuetudine, sono stati anche premiati i cavalieri e le amazzoni umbri che nel corso dell'anno si sono distinti nelle varie discipline. Alla cerimonia, insieme alla presidente della Federazione Umbra degli Sport Equestri, Mirella Bianconi, e a tutto il consiglio regionale, è intervenuto anche Marco Di Paola, presidente nazionale della FISE. Una regione piccola ma molto molto vivace. L'Umbria è una regione che esprime tantissimi campioni, soprattutto giovani di sport equestri, dà molta soddisfazione alla Federazione Italiana Sport Equestri e quindi siamo contenti di poter festeggiare questi ragazzi che nello sport e nel tempo libero trovano un punto di riferimento importante. Mirella Bianconi è un'imprenditrice partita da Città del Castello che ormai si è affermata non a livello nazionale ma a livello internazionale, è un'azienda importantissima. Siamo fortunati che abbiamo persone che dedicano gratuitamente il loro tempo come mecenati allo sport per aiutare questi giovani a crescere con dei valori importanti. Grande soddisfazione, la parola esatta è questa. È la conclusione di un anno sportivo che per l'Umbria è stato proficuo, tanti premiati su tutte le discipline e anche soddisfazione per noi che ci impegniamo in questo sport, che cerchiamo di fare crescere a pari merito il salto, i pony, tutto quello che gira intorno al mondo dell'equitazione. Complessivamente sono stati 150 i premi consegnati agli atleti, tra cui spiccano 14 targhe speciali. 8 di queste sono state assegnate a chi si è distinto in gare di livello internazionale. Maria Vittoria Duranti, Maria Chiara Fagiani, Costanza La Liscia, Lorenzo Lodovini, Laura Paglicci Reattelli, Gianluca Quondam Gregorio, Mina Felicitas Simeoni e Vittoria Volpi. Una targa è andata anche ad Andrea Schulz per l'organizzazione del Paradriving Tour tutti in carrozza verso Assisi e una a Riccardo Volpi per i risultati dell'allevamento Fonte Abeti. 4 targhe sono inoltre state assegnate ai club ippici organizzatori di grandi eventi sportivi, il Regno Verde di Narni, l'Horses Le Lame di Montefalco, il Wild Horse di Monteleone d'Orvieto e l'Italia Endurance Stables e Academy di Magione. Tante famiglie hanno avvicinato i propri figli, soprattutto le femminucce, perché c'è una grande adesione da parte del mondo femminile a questa disciplina, le varie discipline nel mondo dei cavalli, e devo dire abbiamo degli risultati importantissimi a livello nazionale e internazionale con i più giovani. L'Umbria, insieme a Venezia, ha ospitato la terza edizione del prestigioso corso di formazione Moving Boundaries, che fa dialogare architetture e neuroscienze. Tra i sostenitori dell'iniziativa, Tecla, l'azienda che costruisce case in legno. Un corso di ampio respiro e di caratura internazionale, intensivo e interdisciplinare, afferente al mondo dell'architettura e delle scienze umane come le neuroscienze e le scienze cognitive, interessate alla percezione e al comportamento dell'essere umano. Un'esperienza dall'alto valore formativo con lo scopo di stimolare una riflessione costruttiva intorno al futuro del design e al ruolo dei progettisti. Questo è stato Moving Boundaries, Human Sciences and the Future of Architecture, che per la sua terza edizione, dopo il Messico e la Penisola Iberica, ha scelto l'Italia, in particolare Venezia e l'Umbria. A volere fortemente questa iniziativa, Maria Chiara Monacelli, coordinatrice umbra del progetto, architetto specializzata in neuroscienze applicate all'architettura.
Molti studiosi hanno individuato nella collaborazione tra scienziati umanisti, professionisti sanitari, architetti e designer la prossima frontiera dell'architettura. E il castello di Solfagnano a Perugia ha visto riunirsi 75 professionisti provenienti da 31 paesi per confrontarsi sul tema frontiere in movimento, una riflessione ontologica che ha portato a parlare di architettura in maniera diversa. A sostenere l'evento anche Tecla, azienda che costruisce case in legno e che ha trovato in questo contesto una grande possibilità di confronto. È un'iniziativa alla quale con piacere abbiamo partecipato per la grande forza intellettuale che questo convegno vuole esprimere. Lo stesso tema frontiere in movimento per noi imprenditori, già il tema frontiera è un tema molto rilevante e addirittura qui si parla di frontiere in movimento, quindi è una grande sfida anche per noi imprenditori nell'agire in maniera innovativa e cercando di guardare al futuro. Tecla, occupandosi di costruzioni di case in legno, ha trovato in questo convegno una grande esperienza, in quanto il convegno cerca di mettere insieme, di far riflettere scienze umane, scienze mediche, architettura, su immaginare questo luogo in cui l'uomo vive, perché quest'uomo ha bisogno di spazi, ha bisogno di luce, ha bisogno di colore, ma questo bisogno è un bisogno che va riflettuto dal punto di vista scientifico, e in questo convegno neuroscienze e architetti riflettono come costruire bene per quest'uomo che forse l'architettura ha pensato che potesse trovare la felicità, il luogo di espressione fuori dalle case, nelle piazze, nell'urbanistica, nelle città, e ha dimenticato che il luogo in cui l'uomo vive è l'abitare, è la casa, questa casa che va riflettuta studiando il comportamento umano, studiando anche i suoi ritmi biologici, per poter coniugare luce, temperature, colori, paesaggio, affinché quest'uomo possa avere un'esistenza che lo possa riportare, e torniamo quindi a un tema a noi molto caro, a vivere questa esperienza di vita in maniera contemplativa. L'Associazione Amici della Radioterapia e Oncologia Clinica ha donato alla chirurgia pediatrica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia beni e arredi, un gesto che ha consentito di migliorare l'aspetto del reparto e l'accoglienza dei pazienti, come ci racconta Nicola Torrini. Si chiamano Amici della Radioterapia e Oncologia Clinica, ARONC, perché per oltre 10 anni la loro attività di volontariato si è incentrata specificatamente nel sostegno a questa branca specialistica della medicina. Da alcuni mesi però l'associazione ha deciso di ampliare la sua attività a tutto il territorio regionale e ad altri ambiti, e per questo motivo, in occasione delle festività natalizie, ha scelto di donare beni arredi alla chirurgia pediatrica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per apportare migliorie al reparto. Una donazione realizzata in accordo e assieme all'associazione OVUS, organizzazione di volontariato per l'utilità sociale di Corciano, la quale ha partecipato con una donazione di un'azienda del territorio. Dal 2011 che siamo nati abbiamo investito molto nel mondo della radioterapia oncologica di Perugia e oggi ci stiamo muovendo su tutto il territorio, e quindi ogni reparto per noi è significativo e importante. C'è stata fatta una richiesta e quindi il mio comitato scientifico l'ha ritenuta opportuna e siamo qui. Abbiamo dato il nostro contributo e sarà un inizio di un'apertura. Tutto qui. In particolare, Aronc ha donato 2 armadietti doppi per la degenza ospedaliera, 4 poltrone letto per le madri che assistono i figli e 2 televisori da 46 pollici per allietare la permanenza dei piccoli pazienti. Ovus invece ha offerto 2 console videogame per i bambini degenti. Questa donazione rientra in un progetto che insieme ai miei collaboratori abbiamo condiviso in merito all'accoglienza del bambino e delle famiglie che hanno bisogno di un trattamento chirurgico presso il nostro ospedale. L'intento è quello di ricreare un ambiente più possibilmente vicino all'ambiente di casa,
Continueremo ancora, questo è solo un primo passo, ci saranno altre iniziative che spero nel giro di questo anno prossimo di riuscire a portare a termine, sempre con quell'intento di ricreare l'ambiente in ospedale più vicino a quello domestico che non a quello ospedaliero vero e proprio. In questo momento in cui c'è bisogno di una convergenza di sforzi e di risorse, il ruolo dell'associazionismo è fondamentale, sia in termini di manifestazioni, sia in termini di donazioni, e quindi reputo in questo momento, ma come sempre anche è stato, estremamente importante il ruolo delle associazioni per tutto il Servizio Sanitario Nazionale. Coop Umbria Casa ha ceduto 32 alloggi in via definitiva ad Aterumbria, che provvederà al loro completamento e utilizzo. Gli immobili si trovano a Balanzano e fanno parte di un complesso residenziale più ampio legato a un progetto di housing sociale. Tutti i dettagli nel servizio di Rossana Furfor. Due alloggi, 16 per ogni palazzina, saranno presto a disposizione di nuclei familiari residenti a Perugia grazie alla positiva conclusione di un'attività costruttiva avviata da Coop Umbria Casa fin dal 2011 e che vedrà ora impegnata nel suo completamento l'azienda territoriale di edilizia residenziale della Regione Umbria. Progettato specificatamente per soddisfare il bisogno casa, il compendio immobiliare in questione si trova a Balanzano, uno dei quartieri più popolati di Perugia, ed è articolato in 4 edifici per complessivi 60 alloggi. I primi due fabbricati, rispettivamente di 16 e 12 appartamenti, sono stati completati nel 2014 dalla stessa Coop Umbria Casa, che li ha poi ceduti nel 2018 al Fondo Immobiliare per l'Abitare Sostenibile del Centro Italia, partecipato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Adesso i restanti 32 alloggi sono stati ceduti in via definitiva all'Aterumbria, che provvederà al loro completamento e utilizzo. Sappiamo oggi quanto è complicato poter usufruire di un immobile, soprattutto per la crisi che attanaglia sia il settore immobiliare, ma soprattutto anche il settore, diciamo, economico. Chiaramente i mutui sono con un tasso di interesse sempre più alto, e quindi poter garantire alle utenze un accesso all'abitazione è sicuramente molto importante. Questo intervento in Balanzano comporta circa un investimento di 3 milioni e 200 mila euro nel complesso. La cosa importante è che una palazzina è già completata e devo dire particolarmente gradevole anche dal punto di vista architettonico. L'altra, analoga, è in via di completamento e in primavera praticamente inizieranno i lavori e dovrebbero terminare, perché è solo il completamento, entro il 2024. Quindi la cosa importante è che si vanno ad aggiungere alle altre centinaia di appartamenti che stiamo assegnando ai comuni in tutta la regione. In particolare il comune di Perugia avrà quindi, entro, diciamo, all'incirca 8 mesi, 10 mesi da oggi, altri 32 appartamenti da poter assegnare in base al bando in corso. Gli appartamenti hanno caratteristiche evolute sotto il profilo del risparmio energetico, ha spiegato il presidente di Coop Umbria Casa, Laerte Grimani, essendo stati progettati con specifico riguardo al contenimento dei consumi. Lo stesso posizionamento degli edifici fu, al tempo della loro progettazione, oggetto di una specifica variante urbanistica elaborata da Coop Umbria Casa con il supporto della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Perugia. Anche di questo si parlerà nel corso dell'evento che Coop Umbria Casa organizza per festeggiare i suoi 40 anni di attività. Faremo anche un lungo excursus sul punto come si è modificato l'abitare in questi 40 anni e soprattutto da un punto di vista dei servizi che oggi Coop Umbria Casa fornisce. L'azienda Molini Fagioli di Magione ha stipulato un protocollo d'intesa con l'Istituto di Istruzione Superiore Patrizi Baldelli Cavallotti di Città di Castello e sentiamo con Nicola Torrini quali sono le finalità.
promuovere e valorizzare l'utilizzo di farine di alta qualità e con filiera tracciata nel rispetto dell'ambiente, dalla coltivazione della materia prima in ogni fase di lavorazione, promuovendo comuni strategie di innovazione e sviluppo. Sono queste le finalità del protocollo d'intesa sottoscritto dall'Istituto di Istruzione Superiore Patrizi Baldelli Cavallotti di Città di Castello e l'azienda Molini Fagioli di Magione, specializzata nella produzione di farine artigianali di qualità e promotrice della filiera Umbra Oers, tracciata e certificata, di grano tenero contenente zero residui di prodotti fitosanitari. Una collaborazione che all'interno della scuola interesserà ovviamente l'indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera. Gli obiettivi sono sempre quelli di assistere, aiutare e affiancare nel percorso formativo tutti coloro i quali hanno un interesse per la gastronomia, per la cucina e per tutto quello che gravita intorno all'alimentazione sana e corretta, per poter sempre essere in prima linea come azienda del territorio, come azienda molto legata alle filiere agricole e come azienda che vuole essere propositiva in un percorso formativo di grande struttura. Un protocollo che si aggiunge al nostro percorso di grande collaborazione con il territorio e che ha un duplice obiettivo: prima di tutto accedere a delle risorse che sono importanti per le nostre cucine, per i laboratori dei nostri ragazzi, che sono risorse caratterizzate da sostenibilità, impatto zero e molta cura per l'ambiente. Seconda cosa, ci permette di far incontrare i nostri giovani con quelle che sono appunto le realtà produttive più importanti e che, come dicevo prima, hanno nel cuore una forte cura per l'ambiente. Da questo punto di vista, Molini Fagioli ha sviluppato proprio in Alto Tevere la sua filiera Oers, grazie alla storica collaborazione con ProAgri, la più grande cooperativa di Città di Castello produttrice di grano. Per quanto riguarda la formazione poi, l'accordo con il Patrizi Baldelli Cavallotti, che prevede la fornitura di farine di qualità alla scuola, scambi formativi e organizzazione di eventi e laboratori in sinergia, non è la prima esperienza della Molini Fagioli in questo ambito. Un altro esempio virtuoso è a Parma. A Parma abbiamo fondato, siamo stati cofondatori di Food Farm, che è una bellissima esperienza e una bellissima novità nel mondo della formazione, che ha messo in condizione i ragazzi di fare la parte di scuola-lavoro direttamente in scuola, che è attrezzata con linee di trasformazione di prodotti agricoli. Io stesso sono fortemente impegnato nella formazione della cucina perché sono presidente e amministratore delegato di ALMA, che è la più grande scuola e la più riconosciuta scuola di cucina italiana. Riscaldamento, condizionamento, trattamento acqua e wellness. Forte di un'esperienza pluriventennale, l'azienda Manutec di Ponte Valle Ceppi di Perugia è specializzata nell'installazione, assistenza tecnica e riparazione di caldaie e condizionatori. Parole d'ordine: professionalità, competenza, disponibilità e rapidità. Manutec è a Ponte Valle Ceppi di Perugia in via dei Mestieri 9. I pecorini Pilato e Testa Nera prodotti dal gruppo Grifo Agroalimentare nello stabilimento di Norcia sono tra i formaggi eccellenti premiati dalla Camera di Commercio dell'Umbria, come ci racconta il servizio. Ci sono anche due pecorini prodotti dal gruppo Grifo Agroalimentare nel suo caseificio di Norcia, il Pilato e il Testa Nera, tra i 17 formaggi umbri premiati come eccellenza dalla Camera di Commercio regionale nell'ambito della rassegna L'Umbria dei formaggi 2023.
su Norcia noi abbiamo il marchio Casseificio di Norcia 1967, oltre al pecorino ovviamente produciamo anche tanti altri prodotti, ma i prodotti nostri di punta sono il testa nera sia fresco che stagionato, che il pilato sia fresco e stagionato. I due prodotti del gruppo Grifo hanno ottenuto un punteggio sensoriale superiore a 85 centesimi attribuito dai tecnici dell'ONAF, l'Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio. Speriamo, ecco, che tutte queste iniziative che sono state promosse, e ovvio che questa è la seconda edizione, quindi siamo proprio agli albori, ma comunque siamo molto soddisfatti, possano concorrere a che i nostri prodotti, non solo Grifo Latte, ma tutto quello che concerne il comparto lattiero-caseario, quindi anche quello della classificazione, escano dai confini regionali. E posso anche dire con modestia che il gruppo Grifo Alimentare lo fa da tempo e siamo riusciti anche a portare i nostri formaggi nel resto d'Europa. La rassegna L'Umbria dei formaggi, ideata con l'intenzione di valorizzare e promuovere i formaggi della regione, è organizzata dalla Camera di Commercio dell'Umbria attraverso Promocamera, di concerto con le associazioni umbre di rappresentanza degli agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura e CIA. I produttori che sono qui chiaramente presentano i loro formaggi, fatti tutti con latte fresco. Tengo a precisare, devono essere appunto prodotti caseari di eccellenza. Il concorso viene fatto con gli stessi criteri di tutti i concorsi che fa la Camera di Commercio, quindi quello della rassegna, dove sono valori assoluti quello che è l'anonimizzazione, la trasparenza, la serietà e l'accuratezza e il lavoro che viene condotto dalla commissione di valutazione. Noi intendiamo proseguire su questa strada sperando che ci siano sempre migliori produzioni nella nostra regione e possano essere naturalmente esportatori dei formaggi umbri. Gli studenti del corso CAT Costruzioni Ambiente e Territorio di Todi hanno potuto vivere un'esperienza sul campo a contatto con l'azienda Tuderte T2D, grazie a un'iniziativa organizzata con il Collegio dei Geometri di Perugia e l'Associazione dei Geometri della Mediavalle del Tevere, il servizio di Nicola Torrini. Anche gli studenti del corso CAT Costruzioni Ambiente e Territorio dell'Istituto Scolastico Ciuffelli Einaudi di Todi hanno partecipato alla settimana di formazione e orientamento per i tecnici di domani organizzata dall'azienda Tuderte T2D nel suo stabilimento in collaborazione con il Collegio dei Geometri della provincia di Perugia e l'Associazione Geometri Mediavalle del Tevere. Grazie a questa iniziativa, gli studenti del CAT hanno potuto conoscere da vicino un'importante realtà industriale del territorio del comparto edile e scoprire il moderno processo produttivo dei laterizi. Un modo, insomma, per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e accrescere le competenze di coloro che, una volta divenuti geometri professionisti, saranno il futuro dell'edilizia. L'obiettivo è quello di stare vicino a questi ragazzi e cercare di far conoscere proprio la filiera dell'edilizia. Qui toccano con mano quello che veramente tutti i giorni il cantiere presenta in tutte le sue problematiche del lavoro. I nostri studenti hanno la possibilità di confrontarsi, hanno la possibilità di toccare con mano, vedere le fasi di realizzazione dei vari prodotti da costruzione che si ritrovano poi a studiare durante il corso e avendo modo di incrementare le proprie conoscenze, competenze, confrontandosi appunto anche con le figure tecniche del territorio. Per noi il tecnico e la fattispecie i geometri sono delle figure molto importanti sia internamente per quello che riguarda la gestione e l'attività della nostra realtà produttiva, ma poi ovviamente anche per quello che sono le fasi esterne dell'azienda, quindi le fasi di cantiere. Noi stessi come realtà abbiamo diverse figure professionali che lavorano all'interno del nostro ufficio tecnico e è sempre più importante ovviamente formare nuovi ragazzi sotto questo aspetto. È evidente oramai agli occhi di tutti che in questi ultimi anni c'è una forte carenza strutturata ormai sul mercato di questa figura professionale sicuramente strategica.
Anche per rispondere a questa crescente esigenza di tecnici specializzati, le associazioni dei geometri sono impegnate a offrire le loro competenze e conoscenze per preparare al meglio gli studenti umbri dei corsi CAT Costruzioni Ambiente e Territorio. Il corso CAT oggi dà una formazione molto più ampia rispetto a quello che era il vecchio corso per geometri. Una formazione che forma i ragazzi per più vie da poter poi intraprendere una volta finiti i 5 anni di scuola, sia a livello universitario sia a livello professionale, per la libera professione, ma come anche per essere magari assunto da qualche azienda. Anche in questa stessa azienda, T2D, ci sono più ex allievi del corso CAT che oggi fanno appunto la professione di tecnico d'azienda. Le aziende richiedono questo, il sociale richiede questo, quindi l'iscrizione all'istituto di CAT è di fondamentale importanza, perché oggi c'è veramente mancanza di geometri. Si è tenuta a Spello l'Assemblea Generale degli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Perugia, un incontro programmato per delineare quelli che saranno gli obiettivi per il 2024 a sostegno della professione. Ma sentiamo Rossana Furfar. Riposizionare l'identità della professione per competere nelle molteplici sfide a sostegno dello sviluppo delle imprese, delle iniziative private e di quelle del terzo settore, recuperare l'entusiasmo dei giovani per suscitare in loro il desiderio di diventare commercialista e consolidare rapporti con le istituzioni. Su questi tre pilastri si poggerà nel 2024 l'attività dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Perugia, come emerso nel corso dell'Assemblea Generale degli Iscritti che si è tenuta a Spello. Un incontro programmatico durante il quale è stato approvato il bilancio preventivo 2024, seguito da un momento conviviale con una cena e la premiazione degli iscritti all'ordine negli anni 1995, 1996 e 1997, che hanno raggiunto i 25 anni di attività rispettivamente nel 2020, 2021 e 2022. Il programma 2024 è incentrato fondamentalmente su quella che è un po' il nostro obiettivo che ci siamo dati, e cioè quello di riqualificare la professione della nostra categoria. E questo perché vorremmo che i nostri iscritti si occupassero non soltanto di aspetti che riguardano un momento particolare della vita dell'impresa, cioè quella diciamo classica, dove c'è la scadenza, quindi diciamo la vita statica dell'azienda, e quella soprattutto anche che riguarda la crisi dell'impresa, ma vorremmo occuparci soprattutto del momento dinamico dell'azienda, cioè noi vorremmo stare vicino agli imprenditori nel momento della crescita. Lo possiamo fare perché le opportunità ci sono, bilancio di sostenibilità, codice della crisi d'impresa con suoi annessi. Una crescita che non può prescindere dal coinvolgimento dei giovani. I giovani non si avvicinano più alla professione, invece occuparsi di materie che sono diciamo più contemporanee e quindi in linea con quelle che sono magari le loro aspettative, possiamo far sì che possano tornare ad iscriversi con diciamo con più energia, con più facilità. Le iniziative sono tante, perché questa diffusione la vogliamo fare attraverso istituti tecnici economici della provincia di Perugia, ma lo vogliamo fare anche con l'università, e quindi ci sono sicuramente possibilità di crescita anche per loro. In particolare con l'università inizierà una collaborazione per realizzare una scuola di formazione alla professione di dottore commercialista, in connessione con i grandi cambiamenti che coinvolgono la società e conseguentemente la professione. L'Ordine dei Commercialisti di Perugia ha inoltre stretto collaborazioni con amministrazioni comunali per rendere operativi gli sportelli del cittadino, per informative di primo orientamento e i punti di ascolto per fornire a soggetti in difficoltà economica una prima verifica di sussistenza dei presupposti per l'attivazione di una delle procedure previste dall'ex legge 3 del 2012 in tema di sovraindebitamento per il tramite dell'organismo di composizione della crisi dell'Ordine.
La palestra del centro medico Flexor Lab si è dotata di un nuovo macchinario VacuFit che unisce l'esercizio aerobico all'effetto vacuum e a quello termico. Per la rubrica Focus Aziende sentiamo Nicola Torrini. Si chiama VacuFit, il nuovo macchinario di ultima generazione in dotazione alla palestra del centro medico Flexor Lab di Perugia. Uno strumento adatto a varie tipologie di clienti, dotato di tapirulano interno che consente perciò di associare l'esercizio aerobico all'effetto vacuum, cioè sottovuoto, e a quello termico grazie agli infrarossi, con notevoli vantaggi per il cliente rispetto a un tapirulano normale. L'effetto termico è dato dall'intercapedine che chiude il cliente paziente, il sottovuoto e l'allenamento con infrarossi termico permette di aumentare e ripristinare qualora ci fosse un'alterazione del sistema linfatico, un'alterazione del sistema circolatorio sanguigno, ma permette anche attraverso il tapirulano stesso di effettuare allenamenti cardiovascolari attraverso il tapirulano stesso con la regolazione della pendenza, la regolazione della velocità. La mia sensazione è quella di, oltre che fatica, le sento proprio le gambe che sono molto compresse, proprio una vera sensazione di sottovuoto. Per la peculiarità e la polivalenza del VacuFit stesso è rivolto a tutti, proprio per la possibilità della personalizzazione dei programmi di allenamento che noi personal possiamo effettuare a seconda di chi ci troviamo davanti. È rivolto sicuramente alle donne per combattere gli inestetismi della cellulite, è rivolto all'atleta professionista che vuole migliorare la sua performance, quindi con allenamenti di endurance, di resistenza, ma è rivolto anche alla persona anziana che vuole comunque tonificare, rimettersi in forma, e è rivolto anche a persone che vogliono perdere peso perché l'allenamento cardiovascolare e l'allenamento sottovuoto con gli infrarossi, l'effetto termico, aumenta la possibilità di bruciare grasso in accumulo. Con questo è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube, vi invito a seguire le attività della nostra agenzia sui social e a visitare il sito www.avinews.it. Da Carla Damme e dalla redazione un buon proseguimento di programmazione.